Allora, sono tornati molto d'attualità ultimamente i sindacati, lo abbiamo detto anche in altre occasioni, ma certamente la conflittualità che si sta registrando negli ultimi mesi, in particolare tra la CGIL della Camusso, di Susanna Camusso e per esempio il governo Renzi, non aveva mai nella storia repubblicana italiana, nei rapporti istituzionali tra i sindacati, il governo, voglio dire, mai aveva raggiunto momenti di grande tensione come quelli che si sono visti e si stanno vedendo. Non ultimo appunto quell'incontro fatto alle 9 di mattina e fissata soltanto per 60 minuti, dopo tanto tempo. Di modo che praticamente il presidente Renzi avesse così, in questo modo, dato la possibilità di sentirsi, pur velocemente, a tutte e tre le organizzazioni sindacali proprio in meno di 60 minuti, perché la sua agenda non gli consentiva di più di tanto. Ma questo chiaramente dalla cifra della tenuta in considerazione da parte del presidente del Consiglio verso i sindacati. E il malessere, il mal di pancia che indubbiamente c'è nel rapporto tra i rappresentanti delle organizzazioni di categorie, le organizzazioni dei lavoratori e il governo centrale. Prima si facevano lunghe, tantissime nottate, giornate di concertazioni per esitare un bilancio di previsione, ora più triennale e quant'altro. Con questo governo, fin dal primo momento, lo stesso ha voluto tenere a debita distanza, non più come interlocutori privilegiati, i rappresentanti dei lavoratori, per le scelte di carattere di lavoro o di sviluppo della nostra Italia. Benvenuto a Totò Brigadieci, segretario generale territoriale del Calatino della CGIL. L'ho detta tutta perfetta così, buonasera e benvenuta a Concetta La Rosa, segretaria confederale della CGIL del Calatino. Buonasera, Grazie, grazie sempre qua. buonasera. Io ho cercato di rappresentarla così, ma per dire che veramente non manca niente, no? Al Assolutamente. punto che la CGIL ha indetto, seppur in modo solitario, dopo aver tentato una concertazione di un'unica manifestazione che vedesse dopo diversi anni assieme le tre organizzazioni sindacali, la CGIL, CISL e UIL, assieme per manifestare contro il governo, questo non è stato possibile, ciononostante il segretario Susanna Camusso ha indetto una giornata di mobilitazione per il prossimo 25 ottobre a Roma, con il titolo, a Piazza San Giovanni, quindi ci dovrebbe essere un popolo, forse, Piazza San speriamo. Giovanni, la piazza del lavoro, Piazza la del nostra lavoro, piazza. vabbè, voglio dire, ora la usano un po' tutti perché è diventato. Storicamente la piazza del lavoro. Questo l'ho capito che storicamente è così, ma Grillo l'ha riempita lui per altre cose. Berlusconi col centrodestra l'ha riempito per i valori della famiglia, non si sa quale famiglia ovviamente, però l'ha riempita lo Delle stesso. famiglie. Però certamente, storicamente, la primogenitura, la piazza San Giovanni appartiene ai lavoratori, ai sindacati. Ho detto bene? Perfetto. Ecco, il titolo è Lavoro, dignità, uguaglianza per cambiare l'Italia. Segretario. Sì, la domanda è stata specifica. Io a queste domande ho risposto in assemblea senza che me li sono fatte porre, Vabbè, io ho ma fatto un cappelletto iniziale, perfetto, dai. sono venute spontanee anche perché un minimo di analisi anche di quello che sta succedendo uno se lo fa. Ti posso dire che sulla prima domanda che appunto tu ponevi, che un'oretta a disposizione dalle ore 8 alle ore 9 la Ah, mattina beh, sì. Questa, Renzi incontra la io l'ho letta come Camusso, ma provocazione. infatti io accetto le provocazioni, le prendo, che incontra la Camusso, la CISL e la UIL. Rispetto sicuramente perché la Camusso per andare a quell'incontro naturalmente ha le sue ragioni, ha avuto le sue Certo. ragioni, però io penso che non la condivido, nel senso Era che meglio disertarla. no, sì,
Io penso che se un sindaco deve trattare con il segretario generale della CGIL su alcune vicende, non credo che né l'ora e nemmeno i tempi li debba dettare il sindaco, ma semmai i tempi e le ore li dettiamo assieme, dopodiché parliamo sulle questioni che riguardano appunto il lavoro, certo, questioni che riguardano le tutele. Per cui su questo t'ho detto perfettamente come la penso. Poi è logico che noi aspettiamo sempre i governi di sinistra per fare quello che non possiamo fare con quelli di destra, ma di solito succede al contrario. Aspettiamo un governo di sinistra per far sì che questa nostra parte sociale, la CGIL, che ha più di 5 milioni di iscritti, vuol trovare appunto quelle soluzioni assieme ai governi di sinistra per portare quest'Italia in una situazione economica e finanziaria che in questo momento è non in recessione ma in deflazione. Questo non solo non succede con questo governo, ma subiamo un attacco frontale e vergognoso da parte del governo Renzi, toccando appunto l'articolo 18, di quello che è rimasto dell'articolo 18, perché ci hanno pensato anche governi precedenti a spogliare questo articolo 18 con i governi precedenti, con Biagi, quando sono nati tutte quelle forme di lavoro, Co-co-co, Co-co-pro, collaborazione occasionale, per cui gli hanno dato una bella sfoltita a questo statuto dei lavoratori. Pertanto gli articoli importanti di questo statuto che sono rimasti, che è l'articolo 18, che è l'articolo 13, vogliono veramente calpestare la dignità dei lavoratori, nel senso che sta puntando tutta sulla questione dell'articolo 18, il fatto della crisi che vi è oggi in Italia, ma invece la crisi dell'Italia non è tanto l'articolo 18 che anzi tutela la dignità di coloro ancora hanno un posto di lavoro, ma la verità è che siamo in mancanza di un governo che sappia investire, di un governo che sappia investire, che non sa fare almeno del patto di stabilità e dell'austerità che gli viene imposto dall'Unione Europea, e questi fatti vengono nascosti con l'articolo 18, perché l'articolo 18, che dà soltanto dignità ad un lavoratore che eventualmente venga licenziato per giusta causa, che per i propri motivi può vincere una causa, non può essere più reintegrato, e pertanto annullando l'articolo 18 il lavoratore non ha più come essere reintegrato. Se questo è un motivo per far rinascere il lavoro e rifare rinascere l'economia in Italia, facciamo l'applauso a Renzi, ma credo che il vero motivo non è solo questo, non è questo assolutamente, non è solo questo, ma è altro. Toccare l'articolo 18, toccare l'articolo 13, che significa anche il demansionamento dei dirigenti e degli impiegati, significa che un datore di lavoro può fare dall'oggi al domani una ristrutturazione dell'azienda, il dirigente diventa operaio, l'impiegato diventa dirigente o diventa operaio. Cioè, questa discrezionalità può acquisire il datore di lavoro non fa altro che togliere ancora dignità ai lavoratori. Per cui noi non andiamo a Roma soltanto per la questione dell'articolo 18, perché non credo che sia proprio questo il freno dell'economia che ha l'Italia. Ma il freno dell'economia dell'Italia non è la CGIL, io credo che si chiama Renzi e il suo governo. Perché Renzi e il suo governo deve capire che per far sì che possano nascere lavoro, che può nascere una nuova economia e sviluppo in questo territorio, la parola che si può utilizzare, che si può mettere in campo, è quella degli investimenti. Investimenti che non siamo in grado assolutamente di mettere in atto. Pertanto nascondersi dietro l'articolo 18 serve a ben poco, ma bisogna parlare di lavoro, bisogna parlare di infrastrutture, di edilizia, di agricoltura, di una serie di cose che questo governo non è capace di far partire. Leggevo anche stamattina 150 milioni di tagli ai patronati. Ci rendiamo conto, 150 milioni di tagli ai patronati è ancora un colpo
se non mortale, però significa tagliare un terzo delle risorse che vengono date ai patronati, che sono al servizio dei lavoratori, che sono al servizio appunto per le tutele dei lavoratori. Questo taglio cosa significa? Significa puntare ancora su un ridimensionamento delle organizzazioni sindacali, perché Renzi, da quello che ho capito, vuol diventare, anzi GACE è segretario di partito, è capo del governo, vuole sostituirsi anche alle organizzazioni sindacali, per cui e probabilmente sta lavorando affinché distrugga quelle che sono le parti sociali che difendono i lavoratori, e in questo modo non ha più con chi sedersi e può saltare anche l'appuntamento dalle 8 alle 9 con la Comus e con gli altri. Ecco, io credo che lui stia lavorando in questo senso. E penso che il 25 ottobre noi dobbiamo assolutamente evitare che possa avvenire questo, perché la lotta non inizia e finisce il 25 ottobre, ma io credo che sia soltanto un inizio, che i lavoratori saranno ancora chiamati a scioperi, a manifestazioni territoriali e regionali, ma naturalmente non ci fermeremo sicuramente al 25 ottobre. Concetta La Rosa, la Confederazione Territoriale del Calatino, ecco, come state preparando, diciamo, nelle varie città, diciamo, ecco, il Calatino è formato da 15 comuni, per cui io credo che propedeuticamente al 25 ottobre state facendo degli incontri nelle varie aziende, nelle varie sezioni. Allora, noi ci siamo organizzati in questo modo, ma la nostra organizzazione credo che è un'organizzazione che è a livello nazionale, per cui tutta la CGIL nazionale è mobilitata in questo momento in preparazione del 25 ottobre, per cui si stanno facendo assemblee in ogni comune, in ogni posto di lavoro, soprattutto in quei centri dove ci sono le grandi aziende, quindi la CGIL sta entrando dentro i posti di lavoro per preparare la manifestazione. Qui, come qui, noi nei nostri 15 comuni abbiamo preparato in maniera capillare le assemblee, che devo dire sono molto partecipate. Abbiamo come CGIL siciliana abbiamo organizzato, preparato due treni, ci saranno due treni speciali che partiranno, uno da Palermo e uno da Catania. Noi come comprensorio abbiamo programmato 100 partenze. Ora, il punto è che 100 partenze in effetti sembrano poche numericamente, certo. Mi lascio immaginare cosa significhi per un'organizzazione portare 100 persone a Roma, in termini di costi sto parlando. Infatti il problema 100 sono soltanto del Calatino, voglio dire. 100 sono soltanto del Calatino, perché poi abbiamo fatto un conto approssimativo. La regione quando dovrebbe partire? Dovremmo essere intorno ai 3.000, e che non sono neanche solo questi la pochi, regione Sicilia, solo la regione Sicilia. Ma anche questi non sono pochi, perché la parte maggiore poi chiaramente le fanno le regioni più vicine rispetto alla mobilitazione che sarebbe a Roma, quindi le regioni del Lazio, la Toscana, l'Umbria, e crediamo che la partecipazione rispetto a quello che già stiamo tastando, stiamo registrando, perché in questo momento ci sono degli scioperi che la FIOM sta ad esempio organizzando in tante piazze italiane, Bologna, Firenze, altre manifestazioni che si stanno facendo nel resto d'Italia, e vediamo che c'è tanta partecipazione, e questo si registra anche nel nostro territorio. Noi non abbiamo la difficoltà a portare con noi a Roma lavoratori, lavoratrici, pensionati, precari, disoccupati, veramente la richiesta è tanta di partecipazione a queste mobilitazioni. Il problema sta proprio lì di più, non tanto nei numeri, cioè ma in quanto fisico, il costo che fisico c'è per un'organizzazione portare tante persone. E già 100 persone per noi, che chiaramente non siamo una Camera del Lavoro metropolitana, ma siamo una Camera del Lavoro territoriale, ha un costo ben preciso. Ma rispetto a questo, comunque c'è una grande richiesta di partecipazione in maniera trasversale. Devo dire che da Caltagirone, dal Calatino, quando io parlo di Caltagirone impropriamente, ma mi sto riferendo comunque al a tutto Calatino, il comprensorio, sì, partiranno tantissimi giovani. Quindi questa volta non è il solito, seppur importantissimo contributo di cui noi ci onoriamo di rappresentare, che sono i pensionati, chiaramente, che hanno sempre dato un contributo importantissimo in termini di partecipazioni per tutte le mobilitazioni che la CGIL li ha sempre chiamati, ma questa volta stiamo cercando di portare tanti giovani, proprio perché Renzi ci ha affibbiato questo prototipo di organizzazione vecchia e conservatrice, che credo che sia assolutamente ingenerosa e sbagliata. Quindi dico lì vedrà le piazze e chi
chi rappresentiamo e quali sono le persone che porteremo nelle piazze, fermo restando che ognuno, per parte propria, a prescindere dall'età che ha e a prescindere dalle cose che si dicono, hanno sempre un valore a prescindere da tutto, che è quello che non deve mai essere contestato. Questo diciamo che è un errore che probabilmente lui fa, non soltanto nell'indicare le persone come persone vecchie, ma anche nel ritenere che certe cose, certi atti, leggi sono vecchie perché retrodatate e non portano il marchio 2014. Io voglio riprendere un punto, credo di questo di essere stata sufficientemente esaustiva rispetto all'organizzazione della CGIL nel Calatino. Voglio riprendere un punto che ha preso il segretario, che diceva il segretario generale Totò Brigadeci, rispetto alla questione dell'articolo 18 e quindi dello Statuto dei lavoratori. Ebbene, noi stiamo, voglio sottolineare, e ci tengo particolarmente in questo, che noi portiamo tutta questa gente e stiamo facendo questo enorme sforzo organizzativo, e la CGIL in questo continua a dimostrare quanto sia importante la macchina organizzativa della CGIL e probabilmente continua ad essere veramente l'unico organismo ancora in grado di sapere organizzare ed organizzarsi e creare grandi masse, grandi idee che si muovono insieme anche nella contestazione, una contestazione ordinata, diciamo, non una contestazione, perché le contestazioni vengono anche quelle organizzate, se devono avere un risultato giusto che vada nella direzione che tutti auspichiamo. Ma tornando al discorso dello Statuto dei lavoratori, noi stiamo dicendo che la manifestazione del 25 ottobre non è e non deve passare il concetto che la stiamo facendo solo ed esclusivamente per l'articolo 18, perché il concetto è molto più ampio, più trasversale e colpisce l'Italia da nord a sud fino alle questioni europee. L'articolo 18 è una norma che sta all'interno dello Statuto dei lavoratori, ma lo Statuto dei lavoratori è fatto da tantissime norme, è una legge del 1970, per cui è una legge che ha allora pensata e votata anche in Parlamento per restituire dignità ai lavoratori all'interno del posto di lavoro. Ha, a mio avviso, un carattere costituzionale, cioè noi portiamo la Costituzione dentro le fabbriche, noi portiamo la Costituzione dentro i posti di lavoro, perché ridiamo al lavoratore e alle lavoratrici dentro il proprio posto di lavoro, dentro la propria fabbrica, ovunque sia il posto dove loro esercitano la loro intelligenza, il loro pensiero e il loro anche lavoro, contribuendo alla ricchezza di questo paese, perché il paese, bene che si sappia, è formato dai lavoratori e dalle lavoratrici, perché sono loro che fanno andare avanti il paese. Abbiamo fatto entrare la Costituzione nelle fabbriche, per cui oggi decidere di andare a modificare lo Statuto dei lavoratori significa andare a modificare parte, togliere la Costituzione, togliere la dignità e quel rango di costituzionalità che ognuno di noi ha nell'esercizio delle proprie funzioni, nell'esercizio del proprio lavoro. L'articolo 18 norma, diciamo, quello che sono i licenziamenti legittimi. Ora, io se ne fa tanto parlare, poi possibilmente non tutti sanno esattamente come funziona l'articolo 18. Bene diceva il segretario generale quando ha detto l'articolo 18 già è stato modificato. È stato modificato dal 2012 dalla ministra Fornero, con cui non finiremo mai di ringraziarla rispetto a tutte le cose che ha fatto di bello per questo paese, se la ricorderanno tutti, diciamo. Se la ricorderanno i pensionati, e noi lì abbiamo fatto chiaramente un errore siamo stati, ma noi li riconosciamo i nostri errori, probabilmente siamo stati poco incisivi, ci siamo presentati soltanto con poche ore di sciopero rispetto alla riforma delle pensioni, avremmo dovuto essere più galoppanti in questa cosa, crederci ancora di più, non l'abbiamo fatto, quindi riconosciamo in questi i nostri errori, ma questo un altro capitolo, la riforma delle pensioni. Lo Statuto dei lavoratori è stato toccato invece dalla ministra Fornero, che ha svuotato di potenzialità quell'articolo 18, perché qui il discorso, qui io ci tengo a precisare, non è tanto la questione del reintegro, che è una norma di civiltà che c'è in tutti i paesi europei, non è scritto ma c'è. Non hanno uno Statuto dei lavoratori, non si chiama come il nostro, si chiamerà in un altro modo, ma c'è la possibilità del reintegro, ed è fermo, e così anche nel Jobs Act, scusate, presentato da Matteo Renzi, nel pre-licenziamento discriminatorio. Ora io sfido chiunque, e credo che avranno tutti quanti difficoltà a prendermi una sola lettera di licenziamento
nei confronti di un lavoratore o di una lavoratrice, dove si dice ti licenzio perché sei brutto, perché sei di colore nero, perché sei comunista, perché sei iscritto alla CGIL piuttosto che a un'altra organizzazione sindacale. Io credo che non esiste datore di lavoro, e dico che ancora non ci siamo arrivati alla frutta fino a questo punto, di trovare un imprenditore così deficiente, mi passate la parola, che possa licenziare un proprio lavoratore e dire ti licenzio perché non mi piaci o perché sei comunista, no. Ma il licenziamento avviene generalmente camuffato da un atto disciplinare o da un atto economico. Per cui che rimanga il reintegro nella parte del licenziamento discriminatorio, a noi poco serve, cioè, perché non lo troveremo mai un imprenditore che ti licenzia per un atto discriminatorio, ma lo troveremo che ti licenzia per, come dicevo prima, per un licenziamento di tipo economico o di tipo disciplinare, che poi bisogna andare a verificare se c'è questa manifesta insussistenza per cui opera il reintegro oppure opera soltanto il risarcimento in termini di indennità e di retribuzioni. Ma questo, diciamo, è un profilo più giuridico. Quello che noi invece vogliamo fare passare, il concetto che noi vogliamo fare passare è questo, che l'articolo 18 è una norma di civiltà che, proprio perché è stato modificato nel 2012, non ha fatto più occupazione. Anzi, da noi la disoccupazione è aumentata dopo quella revisione dell'articolo 18, non è stata utile a nessuno, non è stata utile al paese, non è stata utile ad incrementare i posti di lavoro nostro, perché noi abbiamo una disoccupazione imperante, perché galoppante, io ora non sono bravissima con i numeri, ma credo che siamo al 44% di disoccupazione di tipo generale e al 13-14% di disoccupazione giovanile. Quindi stiamo parlando che fra i paesi dell'Eurozona a sud siamo quelli che messi peggio di tutti a livello di disoccupazione. Quindi perché togliere i diritti? Perché invece per aumentare il lavoro, e abbiamo verificato che il lavoro no, perché il lavoro si crea con altre cose e si crea con politiche che probabilmente il nostro Presidente del Consiglio ritiene che siano obsolete, di tipo vecchie, perché se io ora dico Keynes probabilmente penserà a qualche cosa che sta già ammuffita. Keynes, voglio dire, è un economista, non è del 2014, non è alla sua portata, ma il lavoro si crea con gli investimenti pubblici, si crea con gli investimenti privati, e la politica che tu fai nel tuo governo deve essere una politica che non parte da lavoratore, ma deve partire, dal mio avviso, deve partire dal capitale, deve partire dal patrimonio, perché quando tu decidi di partire dal capitale, dal lavoratore o dalle lavoratrici, dal lavoro in questo senso, hai in mente una politica che non è la politica sociale, che non è la politica che vuole sviluppo, che vuole welfare, non è questo tipo di... è una politica a respiro liberista, è un'altra cosa, è una cosa diversa da noi. Perché portare lo scalpo dello statuto dei lavoratori non serve, perché lanciare messaggi di questo tipo da Detroit, da Marchionne, che da qui ha tolto le fabbriche, ha creato, ha licenziato, ha buttato fra virgolette, sembra una parola brutta, ma tante, la sostanza è questa. La sostanza è questa, persone che non hanno più un lavoro, da un che ha usufruito di soldi di questo Stato, di soldi pubblici di questo Stato, che ora ha addirittura la residenza in Svizzera, per cui non paga manco le tasse da noi. E il messaggio è un messaggio chiaro, senza possibilità di equivoci in questo senso, è chiaro per la gente che noi rappresentiamo, e non glielo dobbiamo dire noi attraverso l'assemblea, la gente lo capisce, perché andare lì e dire, oppure andare nei talk show, nei programmi televisivi, mi riferisco in questo caso da Fazio, dove disse il datore di lavoro deve avere la possibilità di licenziare senza che nessun giudice possa obbligarlo al reintegro, se li deve scegliere lui i lavoratori, le lavoratrici che vuole nella propria fabbrica. Noi stiamo invertendo un rapporto di lavoro, un rapporto di equilibrio che ha sempre visto il lavoratore la parte debole e il datore di lavoro la parte più forte. Noi in questo senso la stiamo rimarcando e sottolineando questa cosa, stiamo privando di tutele, di diritti i lavoratori e le nostre lavoratrici. Quindi quello che noi vogliamo è che si smuova all'interno dei lavoratori, delle persone che rappresentiamo, dei giovani, dei disoccupati,
una coscienza nuova. La coscienza è quello che questo paese sta cambiando, cambiando verso, come dice lui, e chiudo, ma cambiare è una parola che gli possiamo dare tutti i significati che vuole, vuole tutto, però deve avere un significato unico, che è quello di cambiamento in positivo, perché al momento cambiamento, come lo intendiamo noi, è un cambiamento in negativo. Le conclusioni le facciamo trarre al segretario generale territoriale della CGIL Totò Brigadieci. Io dico che è l'appello finale per questo, sì, 25 che, ottobre. Probabilmente Renzi stia facendo il furbetto che ci porta a discutere di articolo 18, quando invece dovremmo discutere dei veri problemi che ci sono oggi in Italia, che come sappiamo il problema è il lavoro. Diceva bene Concetta che il lavoro, se non ci sono investimenti pubblici e privati, non nasce e non arriva. Però io credo che prima degli investimenti si deve mettere un po' ordine anche alla tassazione che esiste oggi in Italia, sia la tassazione del lavoro che le altre tassazioni. Io credo che alcune cose già sono visibili e anche statisticamente dei dati ce li abbiamo in mano. Perché quando le statistiche dicono che il 50% della ricchezza italiana è in mano al 10% della popolazione, l'altro 50% della ricchezza italiana in mano al 90% degli altri italiani, io penso che l'Italia c'è un'Italia povera nel 90%, un'Italia ricca nel 10%. Penso che non necessitano analisi di grandi professionisti o di grandi professori per capire dove deve andare, dove bisogna andare per elevare la tassazione. Colpire i patrimoni e colpire individuati dove essere fatta la tassazione, naturalmente si deve parlare degli investimenti, che non devono essere gli investimenti così, come ha detto Concetta, quelli della Fiat, investimenti fatti da parte dello Stato, dopodiché le risorse nostre si trasferiscono in altri paesi d'Europa. E mettono all'astrico un intero Piemonte con la Fiat e anche la nostra Sicilia, la zona industriale di Termini Imerese è messa sottoterra con i soldi, diciamo, investiti dell'Italia. Ecco, secondo me prima bisognerebbe appunto vedere la questione dell'equità fiscale e chi deve pagare le tasse. Poi c'è un problema anche di competitività, perché l'Italia oggi, per come siamo messi dal punto di vista economico e per la tassazione appunto che c'è, non possiamo assolutamente competere con alcuni paesi europei, tutti i paesi che sono entrati ora, che stanno entrando ora in Europa, la Jugoslavia, la Romania, lì c'è un bassissimo costo del lavoro che permette di fare lo stesso prodotto nostro, che naturalmente entrando sul mercato non ci mette in condizione di poter appunto vendere ciò che noi produciamo. Allora appunto è questo che noi diciamo, che bisogna non abbassare il costo del lavoro abbassando diciamo gli stipendi o i salari, ma abbassare la tassazione che riguarda il lavoro, sia da parte datoriale che da parte del lavoratore. Allora, sistemando questo, bisogna poi investire, perché anche molti investimenti pubblici da noi non li sappiamo spendere, perché spesso li ritorniamo indietro, e questo è frutto anche di una classe dirigente vecchia e che è anche inutile, perché non sa assolutamente spendere anche le risorse che provengono, e che naturalmente la competitività noi possiamo assolutamente batterla con il lavoro, abbassando le tasse e mettendo a frutto tutto ciò che una nuova classe dirigente può mettere. Poi c'è la questione anche delle pensioni, che naturalmente noi abbiamo ancora un'Italia dove ci sono pensioni di 500 euro, pensioni di 10.000 euro, ecco, anche questo è un qualcosa che in un paese civile non può assolutamente esistere. Come fa un pensionato con una pensione al minimo di 500, di 600 euro a pagare tutte quelle tassazioni che adesso ci sono, le tassazioni regionali, comunali, la TASI, la TARSU, ecco, sono tempestati giornalmente di tasse ai pensionati, che fungono anche, come dico sempre, di ammortizzatori sociali anche con i figli disoccupati o con i nipoti che devono andare a scuola.
Allora io dico che il governo, se vuole effettivamente far sì che questa Italia si rimetta in moto con il lavoro, deve fare tutto ciò che noi in poche parole abbiamo esplicitato e non nascondersi sulla questione dell'articolo 18, che quello serve soltanto a calpestare ancora una volta la dignità di chi lavora. Ecco, la CGIL a conclusione, ricordo questo appuntamento, questa manifestazione nazionale indetta dalla CGIL per il prossimo 25 ottobre a Piazza San Giovanni a Roma. Sarà un momento topico importante per la vita politica e, perché no, del lavoratore in Italia. Diciamo che da tanti anni che non c'è questa tensione, eh? C'è quasi una radicalizzazione, ma non voglio aprire il discorso ora perché si fa lungo, però mi pare che c'è una radicalizzazione della conflittualità tra il governo e i sindacati, in particolare la CGIL. Ho detto in particolare la CGIL, non mi posso fare altri nemici, no, cioè c'è abbastanza. Quindi la CGIL, cioè mi pare di rivivere certe atmosfere da fine anni 60 e inizio 70, che sono molto care, alla nostra amica Concetta La Rosa, quel periodo storico. Sì. Così. Mi pare che c'è una radicalizzazione. Non so se è voluta questa radicalizzazione, oppure così i fatti e i tempi ci stanno portando a questa... Non credo che sia voluta, perché proprio per quello che dicevamo all'inizio, le organizzazioni sindacali si sono prestate ad un incontro che era a tempo, proprio perché c'è questa volontà di conciliare, di discutere. È un momento pericoloso questo, quello là fu un pericolo, fu un momento di grande tensione sociale, ma ripeto, il discorso si farebbe lungo. Ma quel periodo sfociò per esempio nel fenomeno delle Brigate Rosse, cioè ogni giorno c'erano gabbizzati, voglio dire, Dio non voglia che l'Italia debba ricadere per le conflittualità sociali, e aggiungo oggi istituzionali, in un momento come questo. E non eravamo in una crisi come quella che stiamo vivendo oggi, attenzione. Pino, posso dire una cosa? Ma brevissima, però io non dovevo parlare. Sì, perché poi tu dai gli input, hai capito? Sì. Quindi se tu chiudevi senza dirla questa cosa... l'ho capito, però... era meglio, perché... Però è pericoloso, ma lo dico dal punto di vista sociale, no? Cioè, questo acutizzare i rapporti da parte del governo, questo mettersi muro contro muro con i sindacati o, come dice il segretario generale Totò Briga 10, col sindacato della CGIL, perché di questo in effetti si tratta, a parte la tua precisazione, ma credo che sia ormai appalesato. Noi stiamo lavorando affinché non ci sia più un 25 ottobre. L'ho capito, ma questa attiene alla vostra responsabilità, perché in un altro momento una adunata di manifestazione nazionale con queste tensioni che ci sono a livello nazionale, di stamattina a Torino mi pare, la FIOM, quello che è successo, no? Voglio dire, le tensioni ci sono. Sì, nell'organizzazione della bisognerebbe stare in bocca cauti, anche a trattare questi argomenti. Scusami Pino, quando la CGIL organizza questa manifestazione sa esattamente chi si porta. Io so chi sono i miei 100 e posso garantire per i miei 500 partecipanti. Ma io non ho insinuato che ci possano essere manifestazioni, no. Poi se ci sono frange estremiste che di tensione quotidiana, la tensione sociale. Oggi la manifestazione nazionale indetta dalla CGIL è una delle manifestazioni. Non è il 25 ottobre, bravissimo. Il problema non è la condizione qui sociale. Praticamente che stamattina creare. È successo a Torino, ma assommiamo anche tutte le disgrazie non programmate, le alluvioni a Genova, certo. Maremma. Queste qui sono cose che creano ancora tensione su tensione. E siccome la situazione non è di facile soluzione per nessuna, a onor del vero, diciamo che è critica e criticabile la posizione di Renzi, del Presidente del Consiglio, di come sta affrontando le cose. Su questo siamo d'accordo. E poi ci siamo intesi. E vabbè, ok, sto in silenzio, però... Chiarissimo. Sto in silenzio. No, in silenzio no, però voglio dire, può essere anche un argomento di trattazione, perché no? Magari se c'è tempo prima del 25, adesso non so il calendario cos'è, ma anche dopo... Anche la legge di stabilità... Anche dopo potremmo fare un'analisi anche storica di questo periodo. Anche il dopo 25 possiamo discutere. Sì, dopo il 25. Perché alcune cose sicuramente cambieranno. Sicurissimo. Questo me lo auguro che cambieranno, perché
Io ho la vaga sensazione invece che ci si è chiusi. C'è stata una distorsione, te la dico così come la penso, una distorsione della democrazia in questo paese. Diciamo che, guarda, Berlusconi ha detto nella sua, l'altro giorno ha detto che la democrazia non esiste più. Per certi versi la possiamo anche sottoscrivere questa battuta. Che democrazia è partecipazione, democrazia, condivisione, concertazione. C'è sempre il nel rispetto mezzo. Del Parlamento. Oggi non c'è più, ma neanche il Parlamento ha più la possibilità di discutere i provvedimenti. I provvedimenti vengono discussi negli organi dei partiti e questa cosa è una cosa che mi preoccupa, ecco, perché anche il ventennio nacque così. Questo non è assolutamente incitare, perché poi se uno quando dice queste cose viene tacciata per incitare, non è, perché le cose ce le dobbiamo dire per così come stanno, perché quello che si è fatto con una, mettendo un voto di fiducia su una delega in bianco è stata una distorsione della democrazia all'interno del Parlamento. L'esercizio della democrazia, il teatro dell'esercizio della democrazia è il Parlamento, e se viene là soltanto... l'ha espletata con degli sms che vengono indirizzati i voti, annulliamo il Parlamento. Ma ora tu puoi, ad esempio... aboliamo il Parlamento, risparmiamo anche e le facciamo decidere dentro la segreteria del partito. È finito là. Ma ora nel lavoro, in un lavoro parlamentare tu ci sta pure che puoi bocciare un emendamento, dipende dal rapporto che hai con la tua maggioranza, ma è una cosa diversa a dire se si spicciano bene, se no qua andiamo al voto di fiducia, quella è un'altra cosa ed è questa la coscienza collettiva che noi vogliamo che la gente, non che formiamo e che orientiamo, ma è quella che vorremmo che uscisse nuovamente fuori e quella che vogliamo portare in piazza il 25, una nuova coscienza collettiva e un nuovo e ripristinare il concetto di democrazia che un po' si sta perdendo. Io un suggerimento, volevi aggiungere qualcosa, segretario? No, volevo aggiungere solo questo, che purtroppo la CGIL probabilmente si stia anche un po' sostituendo a quelli che sono i partiti politici di opposizione, siamo appunto coloro i quali in questo momento devono anche salvaguardare tutte queste cose che stai dicendo tu, la democrazia, devono salvaguardare, e questo peso e questa responsabilità noi ce la sentiamo questo addosso. Questo è sotto gli occhi di tutti, che c'è un deficit di opposizione. Ecco, l'opposizione è il sale della democrazia. Quando manca l'opposizione... voglio dire, Berlusconi l'altro ieri quando ha parlato di deficit di democrazia... era perché probabilmente lui, soggetto che dovrebbe fare opposizione, oggi non è in grado, ma glielo dicono dentro il suo partito, di fare opposizione. Ma lui per fa altri, per altri, bravissimo, perfetto. Vabbè, ma non fare dire. Io direi che la giornata del 25 ottobre deve essere una bellissima giornata di manifestazione. Certamente l'Italia si concentrerà tutta in piazza San Giovanni, magari con biciclette tutte infiorate, così come quelle che vediamo a Caltagirone, che girano così solentemente. Grazie a Totò Brigadieci, segretario generale territoriale del Calatino, della CGIL, grazie a Concetta La Rosa, segretaria confederale della CGIL del Calatino. Un lavoro in bocca al lupo, avremo occasione di seguire tutta questa vicenda perché è un fatto che segue, interessa trasversalmente un po' tutti. Grazie. Grazie. Pausa pubblicitaria. Lascio il microfono a Enzo Nicoletti con un paio di segmenti. Ci vediamo dopo.